Buongiorno, buongiorno e bentrovati a Dentro la Notizia, la nostra rassegna stampa quotidiana. Come sempre vedremo i titoli principali dei due maggiori quotidiani locali, la provincia ed il Messaggero, oggi lunedì però puntata un po' particolare perché naturalmente vedremo oh, il quotidiano eh, la provincia di ieri, visto che appunto la domenica non andiamo in onda, quindi eh, vi informiamo comunque anche su quanto eh, è uscito sui giornali ieri. E poi naturalmente torneremo eh, al, agli aggiornamenti con il Messaggero invece in edicola. Questa mattina. Nella seconda parte, come sempre, eh, i quotidiani telematici, prima quelli locali, poi un'occhiata anche a quelli nazionali. Vediamo subito allora quelli che sono i titoli. Eh, la cronaca. La cronaca purtroppo sul quotidiano eh, La provincia in apertura eh, con, questo, eh, con questo titolo frontale sull'Aurelia muore un 31enne. Questo appunto è il titolo. La vittima è Silvio Donnini. Lo scontro è avvenuto nel eh, pomeriggio di sabato, nel tardo pomeriggio di sabato, grave una minorenne trasportata. Al Gemelli. alla guida dell'altra macchina c'era Alessandra Branco, figlia del noto pugile eh, Civita Vecchiese. Vediamo il titolo anche eh, nella pagina interna con mh, eh, appunto questo titolo: Scontro frontale, muore un 31enne, eh, eh, l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sull'Aurelia all'altezza del chilometro 83-300, Silvio Donnini era un agente immobiliare di Tarquinia nella città etrusca, ferita invece la civiltà vecchiesa Alessandra Branco, è grave anche una uh, minorenne, questo um, il titolo ho scelto dal quotidiano uh, La uh, Provincia. Uh, vediamo uh, invece per uh, quel che riguarda gli altri titoli eh, si parla ancora di politica e di tutto questo caos che c'è all'interno della maggioranza dopo il cosiddetto caso Pier Federici, vediamolo allora questo, eh, questo titolo caos in maggioranza, in maggioranza Longarini non giova a nessuno questo è quanto dice il segretario locale del partito democratico appunto sul caso Mei eh, Pier Federici, vediamo il titolo anche nella pagina eh, interna, Federici, nessuno trarrà vantaggi, questo è quanto scrive il quotidiano, eh, quotidiano La Provincia. Il coordinatore del Partito Democratico, Clemente Longarini, interviene sul caso eh, che ha diviso la maggioranza. Oggi la priorità è quella di discutere dei temi importanti per la città, questo è quanto dice Clemente Longarini. Eh, e su questo vediamo il eh, servizio che abbiamo realizzato. Se qualcuno pensa di poter trarre vantaggi dalla vicenda May Pier Federici, sbaglia proprio indirizzo. Parla chiaro il coordinatore del PD Clemente Longarini, intervenendo sull'affair Pier Federici. Questa maggioranza è solida e si candida a un ciclo di buon governo. Ha in mente il cambiamento e la trasformazione di questa città, ovvero i buoni interessi comuni e non certo quelli personali di qualcuno. Inutile ricordare l'emergenza iniziale, preferisco guardare alle cose già fatte e dal futuro. Oggi le finanze del comune, ricorda Longarini, sono in sicurezza, HCS è tornata in attivo, anche se sostenuta da ingenti interventi comunali. L'estate è trascorsa facendo dimenticare le siccità degli ultimi anni e senza le trascorse scene di Far West la marina è stata riaperta, l'offerta culturale più estesa è cresciuta di livello e la scuola è ricominciata con 4 milioni di interventi di migliorie ed una serie di accorgimenti organizzativi. Insomma, sottolinea il coordinatore del PD, stiamo tornando alla normalità. Nell'immediato futuro l'amministrazione si appresta a varare provvedimenti sulle terme, talcementi, fiumaretta, la cittadella dello sport, i piani di zona. È questo il portato politico del sindaco, votato da oltre 15.000 elettori e della sua maggioranza che prosegue nell'attuazione del suo programma. È ovvio che siamo interessati su questi provvedimenti, che i numeri possano aumentare se giudicati buoni e nell'interesse della comunità. Questo non può diventare motivo di dissidio bacchetta longarini o di discussione del quadro politico, ma al massimo oggetto di una riunione tra partiti, neanche tanto lunga. E basta discutere tra di noi su chi fa che cosa, chi si candida a questa o a quella poltrona vacante. Non ci sono rinforzi o sostituzioni in maggioranza, né ci consentono manovre alla ricerca perduta di assessorati e prebende personali. Questo dunque è quanto dice Clemente Longarini in merito a tutta questa situazione all'interno della maggioranza. Intanto, restando sempre alla politica, troviamo anche quest'altra polemica, questa volta tra la parlamentare del Movimento 5 Stelle Marta Grande e l'assessore ai lavori pubblici Mirko Mecozzi. Mecozzi si informi su ciò che faccio alla Camera, questo è quanto dice appunto Marta Grande che va all'attacco. Vediamo il titolo anche nella pagina interna. Mecozzi si informi meglio sulla, via, sulla mia attività da parlamentare, la grillina Marta Grande appunto contro l'assessore ai eh, lavori pubblici. Questo è quanto scrive ancora il quotidiano La Provincia, dopo che c'era stata la polemica sul fatto. Eh, che era nata dalla, eh, dalla, dalla vicenda legata alla visita di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle a Monte Uggiano, eh, per quel che riguarda appunto, la situazione del bacino eh, idrico, cosa che non era piaciuta all'assessore Mocche Mecozzi che aveva criticato appunto, molto i Grillini e appunto, prendendosela anche con Marta Grande, o meglio dicendo forse dovrebbero essere più attenti al fatto che magari la loro parlamentare è completamente sparita dalla vicenda politica non si, sa, non, non si sa nulla di lei e allora è arrivata poi appunto come abbiamo visto la risposta della parlamentare Grillina. Vediamo eh, anche gli altri titoli, però, perché appunto oh, c'è anche questa, mh, questa questione del, eh, del progetto Acantus che torna a far parlare di sé. Il progetto di Acantus incanta la Puglia, questo il titolo scelto dal quotidiano dal quotidiano la provincia. Intanto lo sviluppo termale a Civitavecchia rimane però un'utopia, aggiunge ancora il quotidiano la provincia. Vediamolo anche nella pagina interna, questo titolo Il progetto termale piace anche alla Puglia, lo rende noto a Cantus, eh, descrivendo l'entusiasmo del governatore Nichi Vendola. Il presidente ha incontrato i vertici della società romana durante un meeting presso l'ambasciata tedesca. Civita vecchia ferma al palo um, per lo sviluppo del settore turistico che appare sempre più lontano. Questo è appunto quanto scrive ancora il quotidiano il quotidiano la provincia altro titolo che invece troviamo sempre sulla pagina della provincia è questo che riguarda le casette di legno dove ci sono i residenti nel degrado, nessun intervento da parte del comune vediamo anche qui il titolo nella pagina interna casette di legno nel degrado eh, topi al villaggio della solidarietà inutile le segnalazioni arrivate dall'assessore all'ambiente Silvia Brusciotti, problemi di igiene che rendono difficile la convivenza tra residenti, ma cerchiamo di capirne di più su qual è la situazione al cosiddetto villaggio della solidarietà attraverso questo servizio. Una solidarietà che non si vede al villaggio di San Liborio, eppure il nome del quartiere, nato per combattere l'emergenza abitativa, dovrebbe essere significativo. Invece la situazione tra le casette di legno sta diventando drammatica. Mettere insieme tante anime è sempre un'operazione complicata e la convivenza diventa quasi impossibile quando si tenta di chiudere nella stessa area persone che semplicemente se la passano male con persone che nella loro vita hanno sempre fatto a meno dell'igiene. La condizione in cui versa oggi il Villaggio della Solidarietà è drammatica, nonostante le lamentele di numerosi residenti. Ci sono persone, assegnatari di alloggi, che non sono autosufficienti, o almeno non lo sono sotto l'aspetto socioculturale. C'è chi vive solo ed è abituato a raccogliere immondizia dai cassonetti e ad introdurla dentro casa e nel giardino. Veri e propri casi di barbonismo domestico, che proliferano nell'indifferenza collettiva e sono poche le persone che denunciano fenomeni di questo tipo, preferendo occuparsi di ciò che accade nelle loro abitazioni senza mettere bocca nelle faccende altrui. Qualcuno però lo ha fatto, rivolgendosi all'ufficio ambiente, denunciando anche un'altra sconveniente situazione, la presenza di ratti che invadono l'intera area delle casette. Abitanti tranquilli dopo le rassicurazioni dell'assessore Silvia Brusciotti, che avrebbe garantito un intervento entro mercoledì scorso invece a San Liborio non si è visto nessuno e nessuna derattizzazione è stata eseguita. Ora i residenti alzano la voce e chiedono all'amministrazione comunale un intervento rapido per rimettere le cose a posto. Questo dunque quanto sta accadendo, quanto denunciano appunto i residenti del villaggio della solidarietà San Liborio. Vedremo naturalmente se poi ci sarà un intervento da parte dell'amministrazione comunale per cercare di risolvere una situazione che effettivamente sembra essere davvero preoccupante. Vediamo invece gli altri titoli per quel che riguarda la pagina del Corriano La Provincia. Si parla di Notte Bianca, una Notte Bianca che però si è vissuta tra mille polemiche. Questo il titolo, protestano i commercianti di Corso Marconi. Saracinesche abbassate, gli operatori si lamentano e dicono non siamo stati coinvolti. Vediamo anche qui il titolo nella pagina interna, Notte bianca, i commercianti protestano, questo è il titolo, scarso coinvolgimento, saracinesche abbassate a corso Marconi. Allora cerchiamo di capire per quale motivo eh, i commercianti non hanno, eh, non hanno voluto appunto, tenere i negozi aperti durante la Notte bianca, eh, lo facciamo con questo eh, servizio di Sonia Bertino. Saracinesche abbassate in segno di protesta. Questa è la nota stonata della notte, quella bianca, organizzata dall'amministrazione comunale e presentata nei giorni scorsi come uno degli eventi clou dell'estate civita vecchiese. La protesta arriva da più fronti. Da un lato ci sono infatti i commercianti della zona mercato. Per loro la protesta è contro il degrado e l'incuria in cui versa la zona. Ed è per questo che con cartelli affissi sulle resara cinesche già abbassate e sui muri dei negozi... Annunciano che in vista della notte bianca i negozi resteranno chiusi. Loro si sentono abbandonati dall'amministrazione. Più volte hanno chiesto infatti interventi di riqualificazione della zona, senza però trovare mai risposte positive nei loro confronti. E con questa azione sperano di sortire qualche effetto: che magari qualche pezzo grosso di Palazzo del Pincio organizzi una spedizione di restyling dell'area, tenendo conto anche delle loro esigenze. Ma il fuoco nemico arriva anche dal fronte dei commercianti di Corso Marconi. Per loro i cartelli esposti sulle vetrine dei negozi dicono altro. Non siamo organizzati né col personale né anche con, 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 le, nostre, con le nostre vite. L'abbiamo saputo stamattina per stasera. È chiaro che non si fa in tempo. Non ci hanno detto niente, hanno fatto tutto senza interpellarci. Quindi chiudiamo come facciamo di solito la sera. Stiamo parlando ovviamente dei negozi di Corso Marconi, hanno aderito tutti? Eh, quasi tutti, sì. Quasi tutti. Ecco, magari una maggiore comunicazione da parte dell'amministrazione? Sarebbe stata cosa gradita farci sapere, potevamo organizzarci come facciamo poi a Natale negli eventi importanti, potevamo organizzarci e anche noi partecipare in maniera più attiva. L'anno scorso siamo stati aperti solo noi in Corso Marconi, quasi tutti i negozi aperti, è stata una cosa carina perché l'avevamo saputo una con una settimana d'anticipo, stanno il giorno stesso quindi non si fa in tempo. E c'è anche chi guarda questa dimenticanza come a una scelta già studiata. Si portano gli eventi e dunque gli spettatori solo nei luoghi più curati della città. E sì, perché i portici sono sempre sporchi, e forse hanno detto i commercianti non volevano mostrare ai cittadini e a chi parteciperà all'evento il degrado in cui versa Corso Marconi. Da tutti poi la stessa considerazione, a rimetterci come sempre siamo solo noi. E questo dunque quanto hanno denunciato i commercianti per quel che riguarda la scarsa, ehm, la scarsa considerazione che l'amministrazione avrebbe avuto nei loro confronti eh, in vista della notte bianca. Vediamo invece il, eh, il titolo oh, che riguarda in questo caso la pagina del comprensorio, si parla di scuole, di scuole a Santa Marinella, eh, scuole eh, Bacheca Rassicura sullo Stato degli istituti. A Santa Marinella il sindaco Bacchetta le... Eh, opposizioni, questo appunto è quanto scrive la provincia. Un titolo anche nella pagina interna, sempre attenti alle esigenze della scuola, eh, il sindaco Roberto Bacheca replica così alle opposizioni sui lavori di restyling dei plessi, l'assessore Bronzolino dice nulla è stato lasciato al caso, o, mh, sempre eh, secondo naturalmente quanto dice l'amministrazione comunale. Questo era quanto eh, trovavamo sulla pagina della provincia nella giornata di ieri, adesso Andiamo a vedere invece che cosa propone il messaggero in quella odierna, un titolo che invece è sui trasporti, trasporti per quello che riguarda la scuola, titolo principale scuola inferno sui bus Cotral, questo appunto il titolo, uscita contemporanea. Dai vari istituti, studenti fuori sede costretti all'assalto eh, ai pullman, l'azienda si difende, se i presidi ci avvisano calibriamo gli orari disponibili a modifiche, questo appunto è quanto fanno sapere dal, eh, dalla Cotral dopo il disagio che si è vissuto in questi primi giorni eh, di scuola. Eh, parlavamo oh, in apertura sulla provincia, come abbiamo visto, di incidenti stradali e anche nella pagina. Eh, centrale eh, del Messaggero troviamo eh, un altro oh, incidente, un'altra notizia di un altro incidente avvenuto ieri eh, di fronte alla Scaglia. Uno scooter va fuori strada ed è grave, un 46enne è accaduto appunto sull'Aurelia. Il Centauro è stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Questo è quanto scrive il eh, quotidiano. Il quotidiano, il messaggero. Eh, si parla poi anche della vicenda dei nigeriani alla San Pio X, oh, eccolo qua: sottovalutato il, eh, il centro di eh, accoglienza alla San Pio. Questa è l'opinione di Claudia Pescatori che è stata appunto. Una delegata della passata amministrazione proprio ai problemi con gli immigrati, infatti l'ex delegata Pescatori dice andavano accertati numero e status dei migranti. Questo è quanto dice appunto Claudia Pescatori. Vediamo invece il titolo su, eh, sulla, eh, sulla Notte Bianca con. Eh, questo titolo che sceglie il messaggero, ovvero più ombre che luci per la notte bianca, il palco davanti al Traiano con le varie esibizioni è stato il centro della notte bianca, ma in altre zone della città gli eventi sono stati pochi e mal collegati, questo è quanto dice mh, il quotidiano eh, La provincia su. Uh, sulla notte bianca, dove ci sono stati comunque, come scrive ancora il Messaggero, tanti eh, questo evento c'è stata tanta gente, pochi però gli spettacoli e poi appunto, come abbiamo visto, i negozi chiusi per protesta. Questo eh, è quanto scrive il quotidiano il Messaggero, che poi riporta anche eh, una notizia di politica eh, con il segretario del Partito Socialista eh, Italiano eh, che eh, dice um, May deve lasciare il posto da consigliere, questa eh, è appunto la presa di posizione su tutta questa polemica in maggioranza per quel che riguarda il Partito Socialista eh, Italiano. Oh, C'è appunto la, uh, Pio De Angelis che eh, dice a May che ha lasciato il Partito Socialista eh, per approdare a sinistra Ecologia e Libertà dopo che appunto, era arrivato anche Andrea Pierfederici nel Partito Socialista eh, e quindi c'è stato questo sconvolgimento adesso appunto il coordinatore del PSI chiede le dimissioni da consigliere di eh, Mauro Mei ex consigliere appunto del Partito eh, Socialista Italiano. Andiamo a dare un'occhiata invece prima di eh, spostarci sulla pagina telematica su quella che è stata la cosiddetta domenica sportiva, che cosa è successo appunto nello sport, naturalmente il calcio in primo piano su Il Messaggero, andiamo a vedere allora, i eh, titoli, partiamo dal campionato di eccellenza dove i Nerazzurri hanno avuto un debutto positivo, segna Giuffrida il Fregeneva KO, 1-0 dunque vince il eh, Civitavecchia, eh, mentre nel campionato di eh, promozione eh, una, eh, per quello che riguarda la Compagnia Portuale e il Santa Severa ci sono stati dei buoni pari esterni e poi ancora sempre in campionato di promozione il Santa Maria nella piega il Falasche, Tolfa travolge il eh, Morandi, Rossoblu di Domenici si impongono con una rete di Santo nel finale, Poker invece dei Collinari a segno Pastorelli con una doppietta, Compagnucci e Marconi. Questi diciamo, i risultati eh, più importanti per la domenica calcistica eh, di ieri, eh, io comunque adesso mi fermo qui perché eh, do spazio alla pubblicità, come di consueto ci ritroveremo subito dopo per vedere i titoli dei quotidiani televisivi. C'è cioè tra poco.